Beresi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video, in quello che tra l'altro è l'ultimo video per quanto riguarda le news di mercato, perché d'ora in poi con il mercato di gennaio attivo voglio parlare di sole ufficialità, quindi d'ora in poi usciranno solamente notizie ufficiali sul canale, assieme ovviamente poi ai video extra, quindi affronteremo così questa sessione di calciomercato estiva. Ovviamente le notizie delle calabresi, ma quello primo canale, continueranno ad esserci, ma per quelle di mercato in generale non tanto, perché poi può anche darsi che io registro la notizia il giorno dopo diventa ufficiale, quindi magari il video lo programmo per qualche giorno dopo che io ho registrato, e quindi è come se non valesse più la notizia, perché ormai si è tramutata in ufficialità, per cui diciamo che con l'avvento del mercato questo rappresenta l'ultimo video delle notizie vere e proprie. Però oggi Dante è diversa e partiamo subito da quello che è il contesto internazionale. Si parla infatti di Scozia, di Rangers nello specifico, Rangers che quest'anno stanno cercando di confermare il primo posto in classifica raggiunto l'anno scorso ai danni del Celtic, con Gerrard l'anno scorso riuscito i Rangers nell'impresa di battere l'egemonia del Celtic. Quest'anno è arrivato da poco in realtà Van Bronckhorst in panchina, e si punta ad un calciatore americano proveniente dall'America, dall'MLS, per rafforzare il centrocampo. Stiamo parlando infatti di Sands, centrocampista classe 2000, giocatore di ottima prospettiva che sta facendo molto bene a New York City FC, squadra che, come vi dicevo, milita nel campionato di MLS, e su di lui ci sono europee che tentano comunque di portarlo in Europa, poiché rappresenta uno dei prospetti più interessanti di quello che è il calcio americano. Sicuramente calciatore interessante. Attenzione, perché i Rangers sembrerebbero attualmente essere in vantaggio, potrebbero chiudere l'operazione già a gennaio, vediamo un po'. Altra notizia, sempre rimanendo in Inghilterra, nel Regno Unito, si parla di Newcastle. Newcastle molto forte sul mercato con l'arrivo del fondo PIF. Certamente il Newcastle avrà a disposizione molti più denari per poter rafforzare la squadra. Tra l'altro una squadra che sta lottando anche per la salvezza in questo momento di campionato, e Howe in panchina richiede rinforzi. In questo senso si punta a Gabigol, Gabriel Barbosa, che attualmente in realtà si trova in Brasile, sta giocando con il Flamengo, ma non vorrebbe lui lasciare la squadra brasiliana. Quindi vorrebbe rimanere anche per la prossima stagione in Brasile, perché vi ricordo che in Brasile inizia adesso la stagione successiva, perché lì comunque il campionato finisce a dicembre, comunque un po' particolare la situazione. Fatto sta che l'ex Inter vuole quindi rimanere in Brasile e continuare a giocare le sue carte col Flamengo, dove evidentemente si è trovato bene. Quindi per lui ancora non è il momento, evidentemente, di fare il salto in Europa, anche se Newcastle, che è una squadra comunque importante, sembrerebbe essere interessato. Un attaccante che si è ritrovato al Flamengo, segna con continuità e ha comunque anche ricevuto la chiamata del Brasile, ha fatto anche diverse presenze con la maglia del Brasile di Tite, quindi si sta un po' ritrovando dopo la parentesi un po' così all'Inter, ma avrebbe rifiutato la chiamata del Newcastle. Proseguendo, notizia molto interessante in casa Barcellona, perché è molto vicino all'arrivo di Fabio Blanco, alla classe 2004, in arrivo dall'Leverkusen, giocatore molto molto interessante, di grande prospettiva. E si parla di una pratica ormai conclusa. Calciatore che si dovrebbe accasare, uso il condizionale perché non è ancora ufficiale, almeno un comunicato non è ancora uscito nel momento in cui sto registrando. Si dovrebbe accasare nella squadra B del Barcellona per i prossimi anni e crescere lì, anche perché è un 2004, anche se in realtà Xavi ha fatto giocare i vari Gavi, che pure è un 2004, Pedri e tantissimi giocatori della sua età. Quindi Blanco dovesse dimostrare, non è tra l'altro il cantante, ma vabbè, dovesse dimostrare buone cose in primavera, comunque diciamo nella squadra B, può anche poi essere aggregato alla prima squadra. Nel giro anche di poco, perché ripeto, il Barça sta puntando molto in quest'ultimo periodo sui giovani. Ma rimanendo in casa Barcellona, questa notizia invece è legata alla prima squadra, perché il Barça sarebbe molto interessato a Morata. Xavi lo vorrebbe evidentemente per andare comunque a rafforzare la prima punta, e come piedina di scambio avrebbe proposto alla Juventus, in realtà più all'Atletico Madrid, perché
è di proprietà dell'Atletico in questo momento, però sarebbe questa una maxi operazione perché essendo in prestito la Juve potrebbe cercare di riscattarlo, quindi di portarlo a Torino definitivamente, per poi scambiarlo con Depay e quindi mandare Morata a Barcellona e Depay portarlo a Torino. Questa potrebbe essere un po' l'operazione, un'operazione un po' intricata, però che secondo me gioverebbe tantissimo una Juve che, nonostante Morata si impegni tantissimo, perché dal punto di vista dell'impegno non si può dire niente a Morata, si sbatte, fa un ottimo lavoro per la squadra, però purtroppo, forse anche per via di questo ottimo lavoro che fa per la squadra, si ritrova molto spesso poco lucido negli ultimi metri e non riesce quindi a concludere bene come dovrebbe le azioni, a finalizzare bene. La Juve ha bisogno di un attaccante e potrebbe essere Depay, anche se non è quel profilo di calciatore che serve secondo me la Juve, perché la Juve ha bisogno di un finalizzatore. Depay batte i calci di rigore, è un giocatore tecnico, ma non è un finalizzatore, non è assolutamente un finalizzatore quello che serve alla Juve. È un giocatore comunque importante che potrebbe giocare anche come falso 9 volendo, però certamente funzionale al progetto Allegri, ma non è quel calciatore che tu dici ti fa 15 gol a stagione. Magari te ne fa diversi anche grazie ai calci di rigore, però, o con la tecnica, però non è un calciatore da 15 gol a stagione, è quello che serve alla Juve, 15-20 gol a stagione per poter competere in Serie A e anche in Champions League. Quindi non sono totalmente convinto di questa operazione, nonostante sia sicuramente interessante, io nel dubbio la farei, però serve accompagnare a Depay una prima punta, ripeto, che garantisca quei gol decisivi, perché Depay non è un finalizzatore, è un rifinitore volendo, ma un finalizzatore non lo è. Questo poco ma sicuro. Non è, ripeto, un'operazione semplice per via del fatto che Morata è in prestito, però qualcosa si potrebbe comunque fare. Detto questo, parlando un po' anche di Italia, si parla di Inter. Inter che è alla ricerca di una prima punta. Nonostante comunque l'addio di Lukaku, l'Inter ha preso Dzeko e sta facendo altrettanto bene, Lautaro si sta confermando, Correa sta facendo molto bene, ma l'Inter vorrebbe rafforzare ulteriormente il reparto offensivo e si punta a Scamacca. Scamacca che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione al Sassuolo, dopo aver fatto abbastanza bene l'anno scorso in Serie B, quest'anno si sta confermando ad alti livelli, così come anche Raspadori al Sassuolo di Dionisi, per cui potrebbe esserci il grande salto per lui, addirittura già a gennaio. Ovviamente le big italiane sono su di lui, tra cui l'Inter. Attenzione perché le cifre sono comunque alte, perché il Sassuolo lo valuta 40-45 milioni di euro, quindi cifre che attualmente non sono spendibili a gennaio per un singolo calciatore, nonostante sia un giocatore di prospettiva che a me piace tantissimo, un giocatore che è bravo, abbastanza bravo anche tecnicamente, pur essendo molto molto alto e molto fisico, e bravo certamente anche nei contrasti aerei, nel sporcare i palloni e nel anche fare gol di testa, ma al di là di questo è un giocatore che potrebbe comunque sostituire Dzeko per caratteristiche e al di là di questo è un'operazione che da un punto di vista economico bisogna vedere se è sostenibile. L'Inter sta pensando di inserire come contropartita tecnica Pinamonti, che è in uscita, che potrebbe piacere anche al Sassuolo e lo valuta 20 milioni. Quindi potrebbe essere un'operazione di questo tipo con Pinamonti che viene valutato circa 20 milioni di euro, cosa che onestamente io non capisco, non comprendo perché. Spiegate il motivo per cui Pinamonti dovrebbe valere 20 milioni, boh, solamente il Signore lo sa, e Pinamonti più un conguaglio economico abbastanza importante. Vedremo un po' se il Sassuolo accetterà, io onestamente fossi in Carnevali & Co. non accetterei, però anche perché Pinamonti, sì, per carità è un buon attaccante, però non mi garantisce il gol che mi garantisce Scamacca, questo poco ma sicuro, per cui a questo punto preferisco 40 cash piuttosto che Pinamonti e qualcos'altro. Onestamente, proseguendo, si parla proprio di Sassuolo perché ha bisogno di rinforzarsi nel reparto esterno. Tobias Boga, che ormai è in procinto di firmare con l'Atalanta, per cui serve un nuovo rinforzo. E oltre a Sinisterra, di cui abbiamo ampiamente parlato, che vede anche il mio lasciapassare, diciamo così, perché a me piace molto come profilo, si punta a un calciatore rinomato in Premier League, cioè Elionussi, che non è ovviamente un fenomeno assoluto, ma è un giocatore che in Premier ha sempre fatto abbastanza bene con la maglia del Southampton, soprattutto giocatore classe 94 nel pieno della carriera, è un esterno offensivo sicuramente importante che può dare tranquillamente il suo apporto sia in termini di gol che in termini di assist. È un rinforzo che ci può stare, ma se devo essere più che onesto, a me convince di più il profilo Sinisterra piuttosto che Elionussi, anche se Elionussi ha giocato a più alti livelli con più
anche ha più anni di esperienza ad alti livelli rispetto a Sinisterra, quindi è più una certezza, se vogliamo dire così, però a me non convince particolarmente. Detto questo, si parla anche di Napoli, Napoli che ha la necessità di andare a prendere un difensore visto l'addio di Manolas che ha firmato ormai in maniera ufficiale con l'Olympiacos, per una cifra anche per quanto ha speso il Napoli bassissima, 3 milioni di euro circa, 4, e il Napoli ha preso 36, veramente minusvalenza importante, ma Napoli che deve sostituirlo, tantissimi nomi sul taccuino, tra cui quello di Tuan Zebe. Giocatore attualmente di proprietà dello United, che però è in prestito all'Aston Villa di Gerrard, potrebbe tornare allo United visto che si sta giocando ma non con grandissima continuità, e quindi Napoli che ci starebbe pensando proprio fin da adesso, perché ripeto, serve comunque un difensore. La formula attualmente è quella di un prestito con titoli di riscatto, quello che vorrebbe fare Giuntoli e anche il buon De Laurentiis per portare a Napoli Tuan Zebe. Vedremo un po' se riuscirà in tal senso in questa operazione. È un difensore comunque di livello che in Premier ha sempre fatto abbastanza bene, ma che non ha ancora convinto particolarmente, anche perché gli è stato anche poco spazio di poter dimostrare quanto effettivamente vale. Vediamo un po', il Napoli ci sta puntando. Adesso proseguiamo un po' con il parallelo di Serie B. Diverse notizie di mercato, perché Monza e Parma, le due grandi delusioni fino a questo momento, assieme al Crotone, per qualità tecnica della rosa e per aspettative, perché sì, Monza è vicino alla zona playoff, ma ci si prospettava inizio stagione primi due posti. Discorso uguale per il Parma, che è addirittura ancora più netto rispetto al Monza, però entrambe vogliono rafforzare quello che è il reparto offensivo e si punta a Mancuso, giocatore in uscita dall'Empoli, visto che dopo il gol con la Juve non ha più praticamente fatto nulla, quasi, ha trovato poco spazio, comunque lì davanti Pinamonti, Cutrone e diversi altri calciatori stanno facendo leggermente meglio. Mancuso potrebbe essere in uscita e quindi attenzione, perché un suo ritorno in B sarebbe ben gradito per diverse squadre. In questo senso Monza e Parma sono su di lui, Monza che comunque è alla ricerca di un attaccante, anche se in realtà diversi non è già abbastanza completo lì davanti in Monza in realtà, però ha preso Ramirez per esempio, e quindi un rifinitore, ecco, un finalizzatore come Mancuso potrebbe essere ancora più importante. Il Parma ha bisogno di una prima punta, anche perché è carente da quel punto di vista lì. Benedijak potrebbe essere in uscita, quindi attenzione, perché il Parma potrebbe essere avanti in questo senso. Comunque Mancuso potrebbe tornare in B, e già questa è una notizia comunque importante. Altro calciatore che scenderebbe dalla Serie A è Ramzi Ayah, difensore tra le altre ex Pisa, giocatore comunque di esperienza, e piacerebbe in Serie B dopo la parentesi Salerno, che al di là che la Salernitana venga esclusa, estromessa o comunque rimanga in Serie A, Aia è in uscita e si parla proprio di Ternana e Perugia su di lui, quindi derby umbro per Aia, un difensore comunque di categoria, un giocatore che l'anno scorso a Salerno ha fatto molto bene proprio in Serie B, e sicuramente per la Ternana e per il Perugia potrebbe essere un rinforzo importante per quello che è il rispettivo reparto difensivo, quindi attenzione a questa notizia. Proseguendo si parla di Spal, perché è alla ricerca di un portiere, per via comunque di. Anch'io ho visto la partita, ho visto comunque diversi partite della Spal, e in porta ci sono pochi che convincono. Thiam convince poco, lo stesso Puggioni. Mi sembra che abbia Puggioni la Spal, adesso ve lo vado anche a dire, perché quello è ex Chievo, non mi ricordo se è veramente Puggioni o un altro, com'è che. Adesso ho un lapsus. Puggioni mi sembra giochi alla Spal. Perché la Spal in porta ha Pomini, che ha fatto bene l'ultimo periodo, soprattutto a Crotone. Però a Thiam, mi ricordo Cosenza Spal, che c'erano Thiam comunque. No, anche la Spal, chi è che ha il portiere? Non mi ricordo. Thiam, che ha fatto malissimo a Cosenza, che non garantisce comunque una certezza in questo momento, dato che infatti è in uscita. Ed in più l'altro portiere, adesso lo vado a cercare perché non mi ricordo chi cazzo è l'altro portiere. Pomini è l'altro portiere, ma ce n'è un terzo che inizia con la P, se non mi ricordo male. Ex Chievo forse, tra l'altro. No, Seculin, non, è proprio ex Chievo, ma non mi ricordavo. È Seculin, anche lui non ha convinto abbastanza, almeno per quello che ho visto io, scandaloso dir poco.
e almeno la prestazione che ha fatto nelle partite che ho visto, e quindi serve un portiere di livello. Ha chiesto il prestito di Falcone, portiere che sembrerebbe essere in uscita per motivi che sfuggono all'umana comprensione. Ripeto, è un giocatore che merita ampiamente la Serie A, ormai sono ridondante, ma è un portiere che ha fatto benissimo a Cosenza, para rigori, un giocatore che fa miracoli su miracoli. Non mi ricordo onestamente un gol preso da Cosenza per colpa sua, e molto spesso i portieri qualche cappella durante l'arco della stagione la fanno. Ecco, da parte di Falcone io non me ne ricordo neanche una. Forse alla fine, quando la squadra era mentalmente crollata, ma da settembre fino a marzo io non mi ricordo una cappella di Falcone, e questo vi dimostra qua. E ha fatto miracoli su miracoli, miracoli, con una difesa certamente non fantascientifica, perché il Cosenza comunque non ha certamente una difesa fenomenale. Quindi non ha avuto una difesa fenomenale per quanto riguarda la linea difensiva. Quindi giocatore che merita ampiamente la Serie A, e non capisco ancora come sia possibile che latiti a giocare in Serie A e ormai si avvicina alla B. Certamente per la Spal sarebbe un rinforzo incredibilmente importante, un giocatore che in estate era vicinissimo alla Teranata, tra l'altro, alla fine poi è rimasto a Genova. Però ecco, ha giocato 2 partite con la Samp, ha fatto benissimo in Coppa Italia, ha fatto benissimo con la Roma, e nonostante questo la Samp lo vuole cedere. Boh. Ma perché non puntarci? Ma santo Dio, ma io veramente ci sono cose che nel calcio non comprendo, veramente non comprendo. Chiudiamo però il video parlando di Serie C. Due notizie in realtà entrambe in Toscana. Una in casa Grosseto, per un Grosseto che ha visto il cambio in società, ha visto il cambio in panchina, l'approdo di Maurizi. Attenzione, perché si fa il nome di Bianchimano per il reparto offensivo. Attaccante in uscita dal Perugia, sta trovando molto poco spazio in Umbria. Ex Catanzaro tra le altre, ha giocato a Catanzaro in realtà per 2 mezze stagioni, e non facendo per niente bene. Un giocatore di grande fisicità, ma che deve un po' migliorare da sotto il profilo tecnico. E comunque, per quella che è la dimensione Grosseto, ci può stare, anche perché il Grosseto attualmente è all'ultimo posto, a pari punti con la Viterbese, lotta per la salvezza. Quindi potrebbe essere anche una chance per lui per dimostrare che ancora qualcosa vale. E non è neanche troppo vecchio in realtà Bianchimano, ancora, anche se va in giro da tantissimi anni, non è neanche troppo vecchio a livello di età. L'ultima notizia invece è in casa Siena, un Siena che cerca rinforzi per quello che è il reparto offensivo. Siena che è arrivato Padalino negli ultimi giorni, quarto allenatore nel giro di 4 mesi praticamente. Un Siena che ha cambiato. Siena veramente ha cambiato direttore generale, direttore sportivo, si è dimesso il vicepresidente, si è dimesso quell'altro, 4 allenatori cambiati. L'unico che è rimasto da inizio anno è il presidente. Di altro la società, la Noi Investment, è l'unica che è rimasta. Tutto il resto, direttore generale, sportivo, tutto quello che si poteva cambiare è stato cambiato. Qualche calciatore è rimasto, ma cioè veramente da inizio anno Siena incredibilmente senza progettualità, senza nulla. Quindi secondo me è destinato a una stagione certamente non positiva. Però si fa un nome di mercato importante, quello di Sipos, attaccante Class 2000 di proprietà in realtà dello Spartax, perché il Catania, squadra in cui attualmente milita Sipos, lo ha preso in prestito dallo Spartax. E giocatore che potrebbe quindi cambiare casacca per spostarsi in Toscana con la maglia del Siena. Class 2000 ha fatto anche discretamente bene, alle spalle di Moro comunque ha fatto i suoi 4 gol con la maglia del Catania, quindi giocatore comunque interessante che per un Siena in difficoltà da un punto di vista societario, tantissimi cambi, potrebbe essere sicuramente interessante come profilo. Ma a questo punto io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!